Ed eccoci qui a una nuova puntata di Impresa Radio Network, questo spazio che Radio Antenna 1 offre e dedica a tutte quelle aziende, arti e professioni che costituiscono il tessuto economico e culturale del nostro Piemonte. Vogliono venire qui a raccontare la loro storia e oggi abbiamo il piacere di parlare di bontà siciliane, perché abbiamo qui Talia, che bontà! Abbiamo la titolare Martina Gregna di Talia, che bontà! Buongiorno Martina! Buongiorno a voi e grazie per l'invito. No, grazie a te, perché... Allora, intanto iniziamo dal nome di questa gastronomia straordinaria, Talia, che io sono andata su a vedere Talia, un nome greco, un nome... Invece no, Può raccontaci... molto confondere appunto Percy Jackson con Talia, Sì. però Talia in realtà in siciliano significa guarda, proprio guarda che bontà, da noi si dice proprio Talia che bontà. Sì, bene, bene, quindi si fa un po' così. Perfetto, allora, quindi stiamo parlando di un'impresa familiare. Voi Esatto. arrivate proprio dalla Sicilia, Della è proprio Sicilia. Sicilia pura abbiamo qui a Torino, in via Nizza 229. 229. Raccontaci un po' la storia. Allora, noi in realtà siamo qui giusto da 6 anni, non da troppo tempo. Siamo trasferiti appunto così, giusto per capire che aria si respirava a Torino. E ci stiamo trovando molto bene, devo dire. Bene. Nulla, siamo appunto un'azienda a conduzione familiare, quindi mamma, papà, i miei fratelli e io. Sì, ma tuo papà e tua mamma facevano già il Sì, panettiere in Sicilia da sempre. loro erano giù, hanno fatto una vita da panettieri, quindi alzati a l'una di notte e finisci a l'una di pomeriggio più o meno. Ah, bene, bene, quindi avete già una tradizione, di tanti anni, ma io voglio sapere, zia Maria, chi è zia Maria? Allora, la zia Maria è la classica mamma di Sicilia, la Ecco. classica, quella che troverai nonna, no? La classica mamma siciliana che ti deve dare da mangiare. Quella che alle 6 del mattino lei non fa colazione, lei si fa il sugo, il soffritto, quelle cose là. Quindi... È colei che quando vai a pranzare ti vede stanco, dice: abbondiamo un po' di più con la pasta, va che è stanco, si vede, ha Ma che carina, ed è lavorato. tua mamma, È la zia. mia mamma. Quindi quando arrivano gli operai o persone che magari sono stanche o che hanno dei lavori anche un po' più così che Esatti. necessitano di più energia, lei dice dagli un pochino di più, fai un pochino. Esatto. Allora io vengo da te e ti dico che Hai lavorato ho lavorato tantissimo. tanto, farò proprio così. E quindi questa attività voi siete aperti praticamente da 6 anni ed è aperto il negozio dalle 6 alle 21, Esattamente. dal lunedì a lunedì. Da lunedì a lunedì, tutti i Mamma mia, giorni, ecco, però dalle bisogna... 6 alle 21. Tutto il tempo lì ha è che la zia Maria che cucina e cucina. Invece il papà... E papà anche, lui è il re degli arancini, il re panettiere, colui che sta lì dietro, quindi è un po' meno conosciuto in realtà. La zia Maria invece è più... viene, si affaccia, serve ogni tanto ai clienti. Papà è un pochino dietro le È un quinte, pochino più però... timido, Però successone, perché sì, il negozio apre alle 6, ma zia Maria e papà che ora arrivano? Arrivano alle 3. Alle 3, per fare, perché voi fate le brioche. Sì, le brioche siciliane, poi anche i cornetti ovviamente riempiti con creme fatte tutte da noi, quindi che siano quelle al pistacchio, al cioccolato, o la crema pasticcera o la ricotta, sono comunque fatte dalla zia Maria. Dalla zia Maria, e quindi anche l'impasto delle brioche, tutto fate voi. Esatto. Avete avuto un successone, posso immaginarlo. Perché poi ho letto alcune recensioni, no? La Sicilia in un morso, ha scritto qualcuno. Dolci freschissime, qualitativamente eccellente, personale accogliente e simpatico. E lo Onestamente. possiamo anche verificare in questa intervista. Mix di caffetteria e bar carino, stile moderno, molto luminoso, molto ben fornito di brioche dolci e salate, Eh eh? sì. E con ripieni, eccetera. Avete anche il Dehors. Sì, abbiamo il Dehors. L'abbiamo fatto l'anno scorso, che ci è stato molto utile col caldo che faceva. Eh sì. Abbiamo avuto un pochino... Però è stata una bella soluzione, anche perché ha reso il nostro ambiente un po' più spazioso, dato che dentro non è molto grande, abbiamo giusto
10 tavolini, quindi con il Dior ci ha dato la possibilità di aggiungere altri tavoli, altri posti. Bene, bene, quindi così quando noi non diciamo ma dove andiamo oggi, sarà chiuso, sarà aperto, sappiamo. Siamo sempre aperti. Che in Italia, che bontà, sono sempre aperti. E poi abbiamo anche una garanzia, perché voi siete nel registro eccellenze italiane 2020-2021. Esattamente. Allora è tutta una garanzia questa. Direi di sì. Quindi vi divertite, il personale simpatico si può anche vedere. Sì. Con i clienti siamo molto alla mano. Ma senti, qua dice anche un altro, come si entra? Si respira subito la Sicilia? Con arancini, cannoli, pasticceria sortita, tradotto in lingua italiana, guarda che bontà. Esatto. Cosa ha detto uno che è venuto a mangiare un arancino? Ha provato, giusto per essere... Che è siciliano. È siciliano, esattamente. Sì? Ha provato l'arancino perché voleva provarlo. È andato via, dopo un po' è tornato e mi ha detto che era uno dei più buoni che aveva assaggiato tra Torino e la Sicilia. Ecco. Quindi direi che è stata una soddisfazione, perché già trovare un arancino buono in Sicilia, ce ne sono di arancini buoni, a Torino giustamente un po' meno, però trovarlo a Torino è già un grande traguardo. Una grande soddisfazione anche per voi, quindi un'impresa familiare dedicata proprio alla gastronomia eccellente, no? Della Sicilia, ottimo, abbondante e spettacolare. E nonostante siano piatti ricchi e gustosi, non ti restano sullo stomaco. Questo ha scritto un'altra persona. Sono tutti prodotti freschi, semplicemente. E poi dice: migliore rosticceria, assolutamente da provare. L'arancino al pistacchio. Specchio e pistacchio, un'invenzione degli ultimi anni. Fatta da voi questa invenzione? No, ci sono stati già, però noi abbiamo voluto provarlo e l'abbiamo fatto a modo nostro con specchio e pistacchio. Che è uno dei più famosi, i più ambiti, mamma mia. Oltre al tradizionale prendi quello specchio e pistacchio perché... buono. Martina, io non vedo l'ora di venire lì ad assaggiare, sicuramente, perché fate lasagne. Raccontaci un po' tutta la varietà. Abbiamo una ampia varietà tra dolce e salato, come appunto la parmigiana di melanzane, le lasagne che poi la zia Maria se ne inventa una al giorno, con zucca, scamorzo e speck, al ragù, asparagi e pancetta. Di tutti tutto. I giorni, tutti sì, i giorni sì, si sì. inventa qualcosa, cioè si diverte. Poi dipende magari mio padre cosa le porta dal mercato, che c'è frutta di stagione, lei si cimenta in questa impresa della lasagna. C'è proprio una creativa riguarda la cucina, no? Sì, quindi, sì, sì. E poi le paste. Sì, la pasta alla norma, oppure la palermitana, che sarebbe quella con i finocchietti selvatici, le acciughine, i pinoli, l'uvetta. Uno dice cosa c'entrano tutte queste cose insieme, però nell'insieme rendono una pasta favolosa. Quindi mi ci vanno, mi sa, molte giornate per venire ad assaggiare tutto, perché direi non è che in un giorno posso... Perché magari cominci con la colazione, no? Con la colazione cominci da una brioche, poi adesso ci sono anche le granite, quindi... mamma mia, e queste saranno proprio le granite vere, vere. Bene, bene, io non vedo l'ora. Talia, che bontà! E ricordiamo ai nostri ascoltatori che siete in via Nizza 229 e se volessero ordinare, perché ovviamente il delivery l'avete esercitato molto bene in quest'ultimo periodo, il numero è 011 663 5855, oppure il cellulare che risponde sempre zia Maria. Esatto. 380 36 13 516. Siete anche su Facebook e su Instagram, quindi basta seguirvi e basta vedere lì che io l'ho fatto, e quindi per quello non vedo l'ora di venire. Martina, è stato un piacere altrettanto averti qui con noi in Radio Antenna 1 e soprattutto per aver fatto parte di questo progetto Impresa Radio Network. Grazie Martina. Grazie e buona fortuna e tante buone arancini da qui all'eternità. Grazie. Me li porterò. Sì.